Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi e bentornati per un nuovo video qui nell'orto, nel bosco. Oggi ultima semina di stagione con l'aglio. In particolare inauguro questo piccolo appezzamento di terra che mi sono ricavato andando a delimitare, insomma, tutto il perimetro di coltivazione, in modo poi da andarli a riempire con i vari orti autunnali, primaverili e estivi. E oggi si parte con l'aglio, andando a seminare, ovviamente seminerò anche le cipolle, però in particolare oggi andiamo a vedere in quanti metri quadri possiamo andare a coltivare l'aglio per andare a fare veramente un'ottima raccolta che ci può durare anche un anno intero. Anche perché l'aglio, insomma, si semina una volta l'anno. E in generale si semina in autunno tra ottobre e novembre e poi lo andremo a raccogliere l'anno successivo, diciamo tra giugno e luglio. Ecco qua, ho tracciato i miei due solchi dove andrò a seminare l'aglio. Quindi in totale io normalmente utilizzo un 4-5 metri quadri per seminare l'aglio e diciamo che poi ovviamente dipende da voi da quanto aglio utilizzate durante l'anno, però per una buona parte dell'anno, quindi diciamo per quanto mi riguarda quasi tutto l'aglio, io utilizzo appunto l'aglio che coltivo. Infatti qua vedete che semino soltanto tre teste d'aglio che poi si andrò a dividere in spicchi. Quindi l'aglio lo si può andare a seminare sulla fila, possiamo osservare un 20 centimetri di distanza, mentre tra le file lo possiamo andare a distanziare circa una cinquantina di centimetri. Io qua ho utilizzato un po' più di spazio perché poi qua in mezzo all'aglio voglio andare a fare una bella consociazione primaverile con le lattughe. Vediamo se riesco a tenere lontane le lumache con l'aglio, che è un buon antiparassitario. Ecco qui, aglio diviso in tanti piccoli spicchi per andarli a seminare. Quindi ho già fatto le mie postarelle, più o meno distanziati a 20 centimetri. Quindi allora posizioniamo l'aglio sempre con il ciuffo rivolto verso l'alto, poiché qua andrà a radicare l'aglio. Nella parte bassa ovviamente si forma la radice. Ok. Idem il secondo. Il terzo, eccolo qua, molto bene, e poi il quarto. E andiamo avanti così. E poi ovviamente lo possiamo, cioè lo dobbiamo alla fine, lo dobbiamo ricoprire. Magari l'ultimo lasciamolo aperto come punto di riferimento per continuare la fila, perché poi magari se li chiudiamo tutti non ci ricordiamo dove abbiamo posizionato l'ultimo aglio e quindi magari andiamo a fare pasticci. Ecco qua ragazzi, semina completata, quindi io ho fatto due file, ho seminato all'incirca 40 spicchi d'aglio. Diciamo, per essere precisi, volendo potevo fare anche una fila qua, un'altra fila qua in mezzo, solo che come vi ho detto questa primavera voglio fare una consociazione
E quindi potevo anche andare a seminare una sessantina di spicchi d'aglio. Potete andare a fare una raccolta ancora più sostanziosa, anche perché diciamo l'aglio è un ortaggio molto, molto produttivo, dato che appunto si estrae tutta la testa d'aglio e poi si divide in spicchi, ed è per questo insomma che bastano veramente pochi, pochi metri quadri per andare a fare un'ottima semina e un'ottima raccolta. Quindi vi ripeto. C'è un po' il sole che mi batte qua, però questa è la prima semina qua nel mio primo appezzamento che ho delimitato. Poi qua ovviamente si proseguirà con altre semine, questa primavera. Quest'altra metà la utilizzerò, come vi ho detto, per le cipolle. Per le cipolle non è la stessa cosa come per l'aglio per quanto riguarda la produzione. Ovviamente per fare una bella produzione di cipolle ci vogliono più metri a disposizione, anche perché quando noi estraiamo una cipolla, a patto che ci venga bella grande, la utilizziamo una volta e poi ovviamente finisce. Invece l'aglio, come vi ho detto, si estrae la testa e ne abbiamo per un po' di volte. Quindi, se il video ti è piaciuto, lascia subito un bel mi piace e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato qua nell'Orto nel Bosco. Io ti auguro un buon orto anche a te e ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao!